Bello. Vai, vai. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, siamo alla presentazione IFA, Galaxy Note 2 finalmente, un Galaxy S3 gigante, come avrete sicuramente notato dalle prime immagini, la conferma anche nel colore, sono gli stessi colori del Galaxy S3, bianco e blu, un prodotto decisamente interessante perché sebbene offra praticamente le stesse funzionalità evolute del precedente Galaxy Note, troviamo uno spessore minore, una larghezza leggerissimamente inferiore, ma il tutto si tramuta in una gestione migliore nelle mani. Fondamentalmente è leggermente meno largo e si tiene meglio in mano e quindi abbiamo un compromesso ideale, soprattutto perché lo schermo è da 5.5 pollici, è un Super AMOLED HD, quindi no, è un pentile, non abbiamo pixel come il Super AMOLED Plus, però è comunque molto molto piacevole come il Galaxy S3. A livello di menu ovviamente troviamo tutte le applicazioni Samsung precaricate come il Galaxy S3, con in più tutte le funzioni della nuova penna. La novità della penna sono molteplici, le abbiamo viste di corsa. Nel momento in cui leviamo la penna dal suo alloggiamento, che adesso non entra perché ci sono tutti gli antitaccheggio, il device si autoaccende e automaticamente apparirà sullo schermo la possibilità di inserire note. Nel momento in cui reinseriamo la penna torneremo alla home page e il device andrà in standby. La penna è leggermente più lunga, più larga, più piatta e offre nuove funzionalità per quanto riguarda l'utilizzo del tasto contestuale. Se noi andiamo a fare delle azioni possiamo aprire per esempio il menu rapido, possiamo andare velocemente su una nota, possiamo poi nelle note scrivere quello che vogliamo e andare a cambiare colore, operazioni e fare tutta una serie di opzioni che cambiano a seconda del tipo di programma che stiamo utilizzando. Andando per esempio nel calendario, noi possiamo tranquillamente gestire note direttamente sopra il nostro calendario. Possiamo scrivere quello che vogliamo oppure possiamo cancellare quello che abbiamo fatto o ancora andare a gestire dei ritagli di immagine direttamente tramite il pennino. Per esempio, se noi schiacciamo e facciamo un crop, automaticamente questo crop, in questo caso di un calendario, potrà essere condiviso con tutta una serie di elementi che troviamo nella parte inferiore, che sono tutte le condivisioni di Android. Altra cosa interessante, nelle note è possibile andare a gestire i colori direttamente tramite il pennino, cioè la selezione dei colori automaticamente potrà essere gestita cliccando, come vedete cambia il tratto, in questo caso è viola, noi possiamo avvicinarci senza toccare e il tratto cambierà per esempio in arancione. Altra cosa importante, pressione leggera, tratto leggero, pressione forte, tratto molto più marcato, cosa migliore e rivista rispetto al precedente Galaxy Note. A livello di sistema poi troviamo ovviamente tutte le classiche funzionalità di Android TouchWiz, l'interfaccia è Android 4.1.1 Jelly Bean personalizzata. A livello hardware 2 GB di RAM, quad core 1.6 GHz e la memoria interna è di 16 GB, ovviamente espandibile tramite memory card con batteria da ben 3100 mAh. Fotocamera come il Galaxy S3, 8 megapixel con flash, jack e tutte ovviamente le classiche funzionalità dei tasti laterali e fisico per home e funzioni vocali radio. Nel task manager troviamo poi Google Now, che ci permette di utilizzare i servizi Google nuovi di Jelly Bean, e infine navigazione web veramente rapidissima, veloce, ottima come siamo abituati con tutti i prodotti della serie Galaxy S. Come vediamo la rete qui è anche molto veloce, si riesce a aprire tutti i siti in maniera rapida senza nessun problema, andiamo a vedere anche il Google Cinema. Come vediamo non abbiamo problemi e la risoluzione è veramente molto molto elevata. Con questa piccola anteprima è tutto, nuovi focus arriveranno nei prossimi giorni, un saluto a tutti i lettori di HD Blog, dai Niccolò.